Un saluto, amici della rete. In un mio precedente video facevo vedere come, tenendo la mascherina in faccia, la saturazione del sangue non cambiasse poi così tanto e la facevo vedere con il mio saturimetro, un saturimetro portatile. Ma dopo qualche giorno dalla pubblicazione sono iniziati ad arrivare dei commenti sul fatto che il mio saturimetro fosse una cineseria e che quindi non misurasse bene, fosse rotto, insomma che quel valore che si vedeva a video non fosse veritiero, il fatto che non cambiava fosse dovuto al fatto che il mio saturimetro fosse rotto. Per questo motivo mi è venuta l'idea di mettere a confronto il mio saturimetro con altri due saturimetri più blasonati. Prima di andare a vedere questa prova, mi raccomando, iscrivetevi al mio canale, attivate la campanella per essere sempre aggiornati sui nuovi video pubblicati. Andiamo quindi a vedere questo confronto comparativo tra il mio saturimetro e altri due saturimetri. Ma per fare questo, spostiamoci in ambulanza. Eccolo, allora accendiamolo, me lo metto, tenete conto che io porto la mascherina già da un po' di tempo, da un po', e eccolo qua, quel numero grosso, 98 è la saturazione. Qualcuno ha obiettato che questo oggettino potesse essere una cineseria, potesse essere non funzionante, per cui ne approfitto adesso, proviamo a vedere che succede prendendone altri. Molto bene, lo mettiamo qui, prendiamo quest'altro saturimetro, me lo metto sempre al dito e vediamo cosa li leva. Battito, se io un pochettino, io sono sempre molto tachicardico, vediamo se riesco a togliere il beep. Ok, 99, spero si legga, 98. Ok, andiamo avanti perché ho un altro saturimetro, il monitor dell'ambulanza, questa volta è fisso, terzo dito, non so più neanche come gestirli adesso, aspettiamo che si vediamo. Sì. 97 di saturazione, quel numero lì verde, 98 questo saturimetro, il cinese che non doveva funzionare, 99 quello portatile un po' più evoluto, ecco 98 99. Beh, intanto che continuo ad avere la mascherina continuo a parlarvi, intanto che queste cose vanno avanti io vi parlo di un'altra cosa che mi hanno detto sui commenti, nel senso, sì, ma questo non conta niente, il saturimetro non conta niente, perché se tu prendi uno strumento, che poi è il capnografo, e lo metti dentro la mascherina, questo capnografo rileva una percentuale altissima di anidride carbonica. Vedi sui video, vedi come passa da, vedi come si alza l'anidride carbonica. Sì, ragazzi, è la nostra normale respirazione fisiologica. Lasciamo perdere un attimo la mascherina. Quando tiriamo fuori l'aria, le nostre vie aeree, la trachea, la bocca, si riempiono di anidride carbonica. È l'anidride carbonica che noi stiamo espirando. È normale. È una cosa normalissima. Quando però, nel momento in cui iniziamo l'ispirazione, iniziamo a tirare dentro l'aria, questi pochi cc che comprendono di anidride carbonica contenuti nella mia bocca e nella mia trachea vengono spazzati via e puliti dall'aria nuova, l'ossigeno al 21%, che entra nei polmoni.
La stessa cosa succede successivamente, quando ritiro fuori l'aria, espiro, di nuovo queste vie si riempiono di anidride carbonica ed è ovvio che uno strumento messo lì rileva tantissima anidride carbonica. Tant'è che noi lo usiamo così, lo mettiamo in bocca, una delle prime vie aeree, e misuriamo quello che si chiama end tidal CO2, cioè la CO2 di fine respiro. C'è un parametro, è un parametro abbastanza importante in alcune situazioni, è normale. È una curva, come vedete, ve la faccio vedere, che va quasi da zero e sale. È la mia espirazione. Con la mascherina in bocca non cambia quasi niente. È solo che queste vie aeree, questi CC di volume, che comprende la trachea, le mie alte vie aeree, la mia bocca, aumentano di quei 10-15 cc, che è lo spazio, che è il volume contenuto nel qui tra la mia bocca, tra la mia faccia e la mascherina. E non succede niente. Sono pochissimi cc. È vero, mettendo un sensore qui, come se lo metto in bocca, adesso nella mia espirazione si riempie di anidride carbonica e lo strumento segnala una concentrazione di anidride carbonica altissima. Ma come io tiro dentro l'aria, inspiro mezzo litro d'aria, 500 cc, questi 10-15 cc di volume contenuti tra la mia faccia e la mascherina si riempiono di ossigeno proveniente dall'esterno, altrimenti la mascherina mi si appiccicherebbe al volto. Ed è una cosa normale, fisiologica. Espiro, mascherina, bocca, bronchi, trachea, ma anche senza mascherina sarebbe uguale, si riempiono di CO2. Tiro dentro l'aria, inspiro, pulizia di tutto, mascherina, bocca e trachea, bronchi, si riempiono di aria contenente ossigeno al 21%. Per cui quella valutazione non serve a niente. Però vi faccio notare che io sto parlando da un po' di minuti, 100% sul monitor, spero si legga, 99-100%, 98 sul mio, sulla mia cineseria, 98 sullo strumento portatile, un po' più, che sembra un pochettino più, vede? Io ho la mascherina, non sto respirando ossigeno, sto respirando aria normale, vi sto parlando da un po' di tempo. La mia saturazione è assolutamente normale, 97, 98, 99. Sì, adesso obietterete che sto a riposo, sto fermo, devo farla di corsa. Guardate, questa è la vostra frequenza cardiaca quando andate di corsa. Quindi anch'io a causa della mia tachicardia, da fermo posso dimostrarvi che anche quando voi camminate, quando fate la spesa, la vostra saturazione con la mascherina è perfettamente normale. Quindi che dirvi, amici? Un saluto dai tre saturimetri. Alla prossima!